Oggetto numero 1, tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di appalto di lavoro. Un po' di silenzio, per favore. Servizi e forniture nelle concessioni della Regione Umbria. Do la parola alla consigliera Porzi per l'illustrazione, risponde l'assessore Gabbi. Ti prego, consigliere Porzi. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Su questo tema abbiamo una particolare sensibilità, tanto che oggi all'ordine del giorno troviamo sia un'interrogazione che una mozione al riguardo. La tutela della retribuzione minima è un diritto riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, che la raggiungono anche tramite l'introduzione di un salario minimo o attraverso la contrattazione collettiva. La direttiva 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre, relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione Europea, istituisce un quadro normativo per l'adeguatezza dei salari minimi legali, la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari ed il miglioramento dell'accesso effettivo dei lavoratori e delle lavoratrici al diritto della tutela garantita del salario minimo. L'articolo 36 della Costituzione italiana prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Con la sentenza numero 27.713 del 2 ottobre del 2023, la Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso, stabilendo in particolare che nell'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione il giudice in via preliminare deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'articolo 36 della Costituzione. Anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge di cui il giudice è tenuto a dare un'interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo, il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retribuito stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Considerato che i contratti collettivi nazionali di lavoro sono frutti di un processo di negoziazione tra i lavoratori e i loro rappresentanti e i datori di lavoro e le loro organizzazioni, nelle quali si determinano le condizioni di lavoro, tra cui le retribuzioni, gli orari, le ferie, le politiche in tema di salute e sicurezza. Considerato che l'articolo 11 della legge numero 36 del 23, il codice dei contratti pubblici, prescrive che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Considerato che nei bandi e negli invii le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione in conformità al comma 1. Considerato che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nei casi in cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento, all'aggiudicazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto per tutta la sua durata, considerato inoltre che l'articolo 119,7 dei codici dei contratti pubblici prevede che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, che lo stesso articolo al comma 12 prevede altresì
il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Considerato tutto ciò, come pure la relazione illustrativa di ANAC al bando tipo numero 1 del 2023 e le sue raccomandazioni, nelle quali dice che nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nei casi di utilizzo degli stessi contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali firmatarie, che le stazioni appaltanti possono trarre utili elementi di riferimento nelle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare numero 2 del 28 luglio 2020 e tutta una serie di raccomandazioni. Ecco, tutto ciò premesso, intanto l'assessore e la giunta avranno comunque analizzato il corpo di queste interrogazioni in tutte le sue parti, noi chiediamo se la giunta e la presidente intendono applicare e farsi promotori affinché in tutte le procedure di gare per l'affidamento di contratti appalto di lavoro, servizi e forniture nelle concessioni della regione siano indicate in coerenza con quanto previsto da queste raccomandazioni. Sia verificato che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora, sia verificato ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici qualora gli operatori economici dichiarano in sede di offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, magari rinuncio al tempo di replica, va bene? Il giudizio di equivalenza sia condotto sulla base dei 12 parametri tracciati dall'ANAC nella relazione illustrativa al bando, che l'amministrazione regionale potrà ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, fermo restando che l'amministrazione regionale dovrà prima di tutto accertare che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta preveda una retribuzione minima inderogabile pari a 9 euro l'ora, che la verifica da effettuare dovrà vertere sull'equivalenza sia delle tutele normative che di quelle economiche dei diversi contratti collettivi e infine che siano organizzati incontri partecipativi con le organizzazioni sindacali e con le associazioni datoriali al fine di verificare come raggiungere l'obiettivo per l'amministrazione regionale che tutti i contratti in essere prevedono un trattamento economico minimo inderogabile pari alle 9 euro l'ora. Grazie. Grazie consigliere Forzi, do la parola all'assessora Gabbidi per la risposta. Grazie Presidente. La Regione, in applicazione dell'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, in tutte le procedure di gara, di qualunque importo, di servizi e forniture ed anche delle procedure per l'affidamento di concessioni, prescrive condizioni di partecipazione che obbligano gli operatori economici ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore interessato. E ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nei bandi e negli inviti, la Regione individua il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo purché garantisca trattamenti economici e giuridici equipollenti. L'osservanza dell'obbligo è verificata in sede di gara e in corso di esecuzione dell'appalto nei confronti sia del contraente principale sia nei casi di subappalto. Qualora l'operatore economico indichi un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso, il giudizio di equipollenza delle tutele è condotto sulla base dei parametri tratti dalle indicazioni normative, da pareri delle autorità competenti e da prassi codificati da enti di settore. In particolare ci si riferisce al bando tipo numero 1 2023 dell'ANAC relazione illustrativa, nonché alle circolari in materia ivi richiamate.
La previsione di parametri ulteriori, non desumibili dal sistema giuridico, da parte di organi di governo regionali a cui la legge non conferisce tale potere, o da parte di organi amministrativi attraverso una norma speciale, si pone in contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze, in quanto è opportuno precisare che la materia relativa alla definizione delle condizioni di lavoro e regolamentazione del rapporto di lavoro rientra nell'esclusiva potestà legislativa statale, l'articolo 117 della Costituzione. In tema di tutela dei lavoratori occorre evidenziare altresì che ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti, negli appalti con prevalenza di manodopera, siano essi lavori o servizi, la stazione appaltante è tenuta a determinare i costi della manodopera sulla base delle apposite tabelle ministeriali che contengono l'indicazione del trattamento medio di settore riferito agli ambiti territoriali interessati e quindi l'indicazione del salario medio orario del personale per operai ed impiegati. La coerenza dell'offerta dell'operatore economico con tali valori è assicurata dalla stazione appaltante attraverso la specifica procedura di controllo delle congruità dei costi della manodopera dichiarati nell'offerta e quindi nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e del salario minimo ivi garantito. In definitiva, le disposizioni del Codice degli Appalti e delle Concessioni, in particolare l'attuale Decreto Legislativo 36/2023, contengono una fitta rete di norme di tutela economica, giuridica e sociale dei lavoratori, dal momento della partecipazione alla gara fino alla completa esecuzione del contratto, di cui la stazione appaltante è tenuta ad assicurare il rispetto pena l'illegittimità dell'azione amministrativa. Tali disposizioni, in linea anche con l'ordinamento europeo, con le norme del PNRR, tutelano a tutto tondo il lavoro anche per tutti gli ambiti connessi con la parità di genere, l'inclusione e la cura delle categorie più a rischio o disagio. Oltre a ciò, la Regione, con proprie disposizioni nell'ambito dei lavori pubblici, la legge regionale 3 del 2010, ha introdotto norme di tutela che ribadiscono, alla stregua del codice, la preferenza per appalti aggiudicati con criteri che valorizzano la qualità e non solo il prezzo e altresì promuovono l'impiego nell'esecuzione dell'appalto ai dipendenti a tempo indeterminato. Si tratta di istituti di tutela effettiva, vincoli inderogabili la cui applicazione è sostenuta da un sistema di norme che mirano a raggiungere un risultato concreto in termini di tutela del lavoratore, non eludibili né dall'amministrazione né dagli altri operatori economici, supportati da efficaci strumenti giuridici di monitoraggio e sanzionatori a garanzia della concreta ed effettiva applicazione. In questo panorama, dunque, l'amministrazione regionale, compatibilmente con il perimetro delle competenze in materia, utilizza un complesso di tutele allineate con il sistema giuridico vigente e improntate ad effettività ed efficacia. Ovviamente, la Regione rimane senz'altro disponibile a qualsiasi altro incontro che sia utile anche nell'ottica di una piena tutela del lavoratore. Grazie Assessore. Va bene, glielo concedo. Dire che quello che chiedevo con questa interrogazione era un po' più di coraggio e insomma, onestamente che nei bandi non si possano aggiungere dei vincoli per alzare un po' l'asticella dei livelli di sicurezza, di qualità del lavoro eccetera, non mi convince. Poi ci ritroviamo a commentare, no, i dati a volte diciamo così sconfortanti degli incidenti sui lavori, della mancanza di sicurezza, che sono la derivazione di queste diciamo condizioni a volte non troppo diciamo corrette con le quali si concedono soprattutto subappalti e situazioni a rischio. Magari alziamo tutti l'attenzione e facciamolo nell'interesse della nostra comunità. Grazie. Grazie consigliere Porzi. All'oggetto numero 2, contenzioso Regione dell'Umbria, Comune di Assisi, intendimenti della Giunta regionale. Do la parola al consigliere Pastorelli per l'illustrazione, risponde sempre l'assessore Agabbi. Ti prego consigliere Pastorelli. Grazie Presidente, ovviamente ha anticipato lei, parliamo di questo contenzioso tra la Regione dell'Umbria e il Comune di Assisi. Ripercorriamo un pochino le tappe. In data martedì 30 luglio 2024, durante il Consiglio Comunale di Assisi,
è stato approvato il DUP, documento unico di programmazione, con il solo voto della maggioranza e compattamente contrario della minoranza. A bilancio per la riqualificazione della piscina comunale e del complesso sportivo Stadio degli Ulivi, il Comune di Assisi ha stanziato 300.000 euro per il 2024, 1 milione di euro per il 2025 e 800.000 euro per il 2026. Lo stanziamento sopracitato fa riferimento ad un presunto ricavato relativo ad un contenzioso tra il Comune di Assisi, amministrazione allora Sindaco Ricci, e la Regione dell'Umbria, allora amministrazione il governo Marini, e è inerente alla questione PUC 2. Il ricavato è solo presunto in quanto il TAR dell'Umbria aveva negato il risarcimento richiesto dal Comune di Assisi. Il Comune si è subito rivolto al Consiglio di Stato, ma anche questo, da approfondimenti che ho fatto, ha stabilito definitivamente come il Comune di Assisi non può pretendere nulla dalla Regione Umbria. Io, a proposito di questo, vorrei 10 secondi far ascoltare dichiarazioni del sindaco Stefania Proietti in Consiglio Comunale. Questo ricorso è diventato un ricorso al TAR e poi una sentenza di Consiglio di Stato passata in giudicato. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Assisi. Il Comune di Assisi deve riavere dalla Regione dell'Umbria una cifra massima di 6.600.000 euro. Non c'è nessuna violazione della privacy, perché questo è tratto dal, può consultarlo sul, va sul sito del Comune di Assisi, consigli in streaming, anzi così vede anche il video, magari la rivede così è più contento durante la giornata. Ecco, il tutto rappresenta comunque una situazione piuttosto imbarazzante, Presidente. Ci si trova davanti a un bilancio non veritiero, a una riqualificazione urbana necessaria al tempo. A questo momento è oltremodo dubbia. Quindi mi preme interrogare la Giunta regionale per sapere in modo dettagliato come si sono svolti i fatti, chiarendo l'iter e la conclusione del ricorso tra il Comune di Assisi e la Regione dell'Umbria. Grazie Presidente. Grazie consigliere Pastorelli, do la parola all'assessora Gabbini per la risposta. Grazie Presidente. Il Comune di Assisi presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva diretta alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dei programmi urbani complessi 2, il cui bando di accesso veniva approvato con delibera di giunta della Regione Umbria numero 351 del 7/4/2008. Nello specifico, il PUC redatto dal Comune di Assisi era finalizzato a superare la mancanza di servizi primari necessari per le attività sociali, di parcheggi, ma più in generale di permeabilità del centro con il resto del territorio comunale, oltre che la carenza di servizi commerciali di qualità. All'esito della valutazione delle domande, come operata dalla commissione incaricata dalla Regione con la DGR Umbria numero 1076 del 27/7/2009, si approvava la graduatoria relativa ai progetti ammissibili presentati. Il Comune di Assisi si collocava al 15° posto a fronte di soli 10 proposte finanziabili, quindi in posizione ovviamente non utile, non finanziabile. Con ricorso al TAR per l'Umbria, il Comune di Assisi impugnava la graduatoria finale e il bando di accesso al finanziamento, approvati appunto con la DGR 351 del 2008. Il TAR Umbria, con sentenza numero 95 del 14/3/2012, accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati. La Regione Umbria interponeva appello e il Consiglio di Stato, seconda sezione, con pronuncia 1151 dell'8/2/2021, lo rigettava, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Con ricorso notificato il 2/11/2021 e depositato poi il giorno successivo, il Comune di Assisi, sulla base di quanto accertato in via definitiva dal Consiglio di Stato, agiva per la condanna della Regione Umbria al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dal legittimo agire amministrativo. Il contenzioso giurisdizionale insorto ha visto completamente rigettate le richieste risarcitorie del Comune di Assisi,
soltanto in primo grado con la sentenza del TAR numero 639 del 2023, che in sede di appello Consiglio di Stato sentenza numero 6643 del 2024. Quindi nessun risarcimento è stato riconosciuto, nessuna responsabilità è stata accertata in capo alla Regione e nessun risarcimento riconosciuto al Comune di Assisi. Grazie Assessora Gabbiti. Prego Consigliere Pastorelli per la replica. Grazie Presidente, innanzitutto grazie all'Assessore Gabbiti per aver chiarito, i miei approfondimenti erano giusti a questo punto, quindi... Ma la vicenda grave, e quindi mi rivolgo anche a tutti coloro che ci ascoltano magari da casa, lo rivedono in streaming, è che il sindaco Stefania Proietti, nonché candidata alla presidenza per il centrosinistra, si sia permessa di fare dichiarazioni non veritiere all'interno di un consiglio comunale, che è la massima assise, rispondendo a una semplice domanda fatta al nostro consigliere Francesco Mignani. Ecco. Questa mancanza di rispetto, questa travisazione della realtà la dice lunga anche su colei che vorrebbe forse nella sua mente governare un giorno la Regione dell'Umbria. Grazie. Grazie. Riprendiamo dall'oggetto numero 3, stato di avanzamento dei lavori per la riapertura della strada che collega Valfabbrica a Gubbio. Interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Melasec. Prego consigliere Mancini. Grazie Presidente. E quindi, come riportato nell'atto, stiamo parlando dello stato di avanzamento dei lavori per la riapertura della strada che collega Valfabbrica a Gubbio. Tra l'altro, Assessore, come lei, anche noi abbiamo fatto qualche tempo fa un sopralluogo in occasione della commissione che si occupava di risorse idriche, ed è stato sconvolgente, Assessore, scoprire che quella strada, durante i lavori di manutenzione, anche di ripristino a seguito di un pericolo inerente a un movimento della collina adiacente la diga, quella stessa strada era consentita nella mobilità fra questi due importanti comuni, così cari ovviamente a questa amministrazione, ma soprattutto cari anche a un tipo di attività che è quella del cicloturismo. A un certo punto quella strada poi viene chiusa, ecco per cui oggi siamo a fare questa interrogazione. Nello specifico ho ricordato che la diga che ha generato il lago di Valfabbrica, denominata diga di Casenuove sul fiume Chiascio, ricadenti appunto nei comuni di Valfabbrica e di Gubbio, con la sua disponibilità di circa 145 milioni di metri cubi annui, è in grado di corrispondere alle necessità idropotabili della città di Perugia e di altre città minori, oltre che alle esigenze idriche della maggior parte del territorio irriguo dell'Umbria, composto da circa, come riportato nel documento, 65.000 ettari territoriali dislocati dalla valle Umbra fino a Spoleto e nella valle del Tevere fino a Todi e nelle valli minori dei torrenti Nestore, Caina e Genna. Ricordato che la strada appunto che fiancheggia la diga collega, come riportato, nello specifico i comuni di Valfabbrica e Gubbio, e oggi, a distanza di tempo, poi le dirò, risulta chiusa al transito automobilistico. Tra l'altro abbiamo fatto un sopralluogo, di fatto è chiusa proprio totalmente, lo era al momento di quel sopralluogo, addirittura tutte le altre attività, per poi essere ovviamente ugualmente fruita dai cittadini, perché poi non c'erano chiusure insuperabili. Quindi evidenziato che la predetta strada ha un grande valore sia dal punto di vista naturalistico che turistico, ricordato che durante i lavori della Commissione, svoltosi nel luglio del 2023, il rappresentante dell'ente Acque Umbra Toscana aveva rassicurato che i lavori che interessavano la strada in argomento sarebbero terminati entro l'anno, e stiamo parlando però del 2023. Tutto ciò premesso considerato, si interroga la Giunta regionale per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori per la riapertura della strada che fiancheggia appunto la diga di Casenuove che collega Valfabbrica a Gubbio. Ovviamente l'assessore meglio lo dirà nella sua risposta, sappiamo benissimo che su questa opera non ha alcuna competenza il suo assessorato, ma lì veniva meglio specificato, mi pare di ricordare, competenze inerenti all'ente irriguo umbro toscano e alla provincia di Perugia. Quindi quella famosa provincia di Perugia che doveva prendere i soldi sulla viabilità da quelli bravi di prima
che non avevano mai ovviamente corrisponto neanche un euro. Quindi capisco anche le difficoltà della provincia di Perugia, dato che le amministrazioni di sinistra che hanno governato questa regione fino all'arrivo della giunta Tesei mi risulta che non gli davano quanto dovuto, quindi spero che lei mi possa dare in merito buone notizie. Sì, consigliere, lei ha in qualche modo riassunto in gran parte, diciamo, di quello che è la cronistoria di questa vicenda. In effetti abbiamo avuto qualche diciamo, difficoltà nel acquisire esattamente direttamente da Leaut, ente Acque Umbre Toscane, la situazione, soprattutto per capire, al di là dei ritardi, delle responsabilità che, come lei rilevava, sono di chi ha lei sottolineato, per capire soprattutto la situazione odierna. Bene, la procedura di gara correlata ai lavori, interventi di ripristino e rimessa in sicurezza del tracciato di collegamento denominato Francescana, mediante procedura negoziata ai sensi di legge, andò deserta a causa dell'anomalo aumento di prezzi che ha, come noto, caratterizzato gli appalti a partire dal 2021. Redatta la perizia con il necessario e prescritto adeguamento di prezzi, dopo la mancata ricezione di offerte correlate alla gara sulla base del progetto approvato e finanziato dal Ministero con apposito decreto ministeriale, con nota del 6 luglio 23 ha richiesto l'autorizzazione alla revisione del quadro economico. In esito a tale richiesta il Ministero ha espresso il proprio nulla osta previo acquisizione del parere dell'organo di controllo, Regione dell'Umbria, che svolge attività di alta sorveglianza. Tale organo ha emesso il proprio nulla osta alla revisione del quadro economico in data 10 ottobre 23. Ravvisati i tempi ristretti per la conclusione dei lavori entro i termini di concessione, i termini di concessione, lo ricordo, era il 31 dicembre 23, unitamente alla rappresentata necessità da parte del Ministero di procedere con un'attività di verifica circa l'esatta consistenza della disponibilità finanziaria residua, EAUT, con nota del 21 febbraio 24, ha presentato istanza al Ministero e alla Regione dell'Umbria affinché il termine di completamento delle lavorazioni venga prorogato al 31 dicembre di quest'anno e quindi per poter procedere con l'indizione della gara di appalto. La Regione, con nota del 29 febbraio 24, ha rilasciato il proprio nulla osta. L'aggiornamento ad oggi, in attesa delle predette verifiche da parte del Ministero, con disposizione del direttore AUT del 17 aprile di quest'anno, è stata affidata alla società 4M Service di Bolzano il servizio di ingegneria relativa alle indagini del ponte Buriano sul fosso tragino ubicato nella linea della strada francescana al fine di verificare la capacità portante della struttura e del rilascio del relativo certificato di transitabilità. La fase di studio, di indagini e prove di laboratorio è stata ultimata, la consegna della relazione finale del certificato di transitabilità è stabilita per il giorno 20 ottobre prossimo 21. Il Ministero nel 18 giugno scorso ha approvato la rideterminazione del quadro economico e accordato la proroga dei termini di concessione al 31 dicembre 25. Successivamente è stata prodotta la necessaria documentazione di gara e con disposizione IAUT del 5 agosto è stata autorizzata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi. La scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita al 9 settembre scorso. Quindi l'ultimazione della procedura di gara per la stipula del contratto e la consegna dei lavori è prevista al 7 ottobre prossimo, tra pochi giorni. La durata dei lavori è fissata in giorni 40 naturali, successivi e consecutivi. L'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere è previsto nel mese di dicembre 2024. Quindi, nel breve volgere dei prossimi mesi,
la rendicontazione, ripeto, è dicembre, quindi siamo finalmente, dopo lunghe peripezie, arrivati. Al momento il tracciato è interrotto, come noto, per motivi di sicurezza in direzione Gubbio, dopo il bivio per la frazione di Fratticciola Selvatica, fino alla località Biscina del comune di Gubbio, per un tratto di circa 4 chilometri. L'accesso è comunque garantito ai frontisti per l'accesso ai terreni di proprietà. Grazie, assessore. Io so che sappiamo quanto abbiamo fatto in questi anni difficili. Qualcuno l'ha chiamata pandemia, lo ricordo, io la chiamo pandemenza, però noi, malgrado questo, siamo riusciti a fare tante cose. Questa è la prova che le iniziative che hanno fatto anche il Consiglio regionale con la mia commissione, devo ringraziare sempre i membri della nostra commissione, ha stimolato quello che era uno stop posto dalla burocrazia, perché succede anche quello. Del resto l'opera, lo voglio ricordare, ci è voluta 40 anni per avviare le procedure di collaudo, perché quella diga può contenere, ricordiamoci, 225 milioni di metri cubi d'acqua, ha un'importanza non secondaria, e questa strada, che è stata ben pensata, agevola lo sviluppo turistico e anche paesaggistico di un territorio che, grazie anche alla presenza della diga, ne trarrà giovamento dal punto di vista di accoglienza, di sportivi, eccetera. Quindi sono molto contento del lavoro che lei mi annuncia. Voglio ovviamente sperare che l'ente irrigo Umbro Toscano, sollevato di questo impegno già appunto un anno e mezzo fa, possa, nei termini così come lei ci ha rappresentato, adempiere in modo puntuale. Sono sicuro, grazie anche al suo impegno, assessore, come lei sta non di meno ogni giorno prodigando in ogni attività, certi risultati non arrivano perché è passato il tempo. Arrivano perché la politica, l'amministrazione, il Consiglio regionale stimola quello che è giusto per i cittadini, come questa opera che penso che sia doverosa vedere conclusa nel più breve tempo possibile. Quindi mi dichiaro pienamente soddisfatto e la ringrazio del suo intervento.